Una ristrutturazione a tempo record, circa un mese e mezzo di lavori e così l'Aquila ha la nuova sede della CNA inaugurata nei giorni scorsi. La struttura comprende un auditorium di 110 metri quadrati con 95 posti a sedere, un laboratorio di 100 metri quadrati, un'area formativa con 35 posti a sedere, oltre agli uffici. Soddisfazione è stata espressa dal direttore della CNA dell'Aquila Agostino del Re. È un passo ulteriore che la CNA che rappresenta una grande realtà economica dello sviluppo del nostro territorio, non solo provinciale ma anche a livello regionale e nazionale, ha affrontato quelle che sono le esigenze oggi di un modo nuovo di concepire la realtà della rappresentanza, ovvero di essere cosiddetti connessi al cambiamento. Connessi al cambiamento che non è una parola trovata o uno slogan, ma una realtà in cui... Ci si invita ad essere costantemente all'altezza della situazione, ovvero, mi spiego ancora meglio, di quelle che sono le evoluzioni, spesso labirintistiche, in cui le nostre aziende non riescono chiaramente a trovare delle vie d'uscita se non con il supporto della CNA. Ecco, qui un elemento principale: perché noi abbiamo fatto la nuova sede, è che chiaramente la sede deve essere un luogo dove l'impresa si sente a casa sua. Sentirsi a casa sua vuol dire che bisogna dargli anche la possibilità di svolgere e perfezionare la propria capacità di fare l'imprenditore.